Buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo. Nella pillola di oggi vi voglio parlare della temperatura percepita e degli indici di calore. Dopo che l'estate 2020 ci ha riservato fino ad adesso dei valori termici inusualmente normali, con qualche periodo di caldo abbastanza sopportabile, inframmezzato da sventagliate fresche che hanno attraversato quasi l'intera penisola, le previsioni meteorologiche ci stanno annunciando l'arrivo della prima vera ondata di calore, ancorché moderata, coincidente con il primo affondo di media durata di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo occidentale. Prima di proseguire, vorrei precisare che in questi 2 mesi estivi del 2020, comunque ha fatto molto più caldo delle estati degli anni 70 e 80 del 1900. Quando ho parlato di normalità, prima mi riferivo alla media del trentennio 1981-2010, il più caldo trentennio della nostra vita e per il pianeta dall'inizio delle misure di temperatura media globale, intorno al 1880. Detto questo, è logico aspettarsi, nei prossimi giorni, l'immancabile risonanza mediatica delle temperature percepite, che andranno a costituire il fulcro di ogni notizia meteorologica, che sia su web, televisione o carta stampata. E come sempre accade, si accenderà la gara di quale sarà la località a sfornare il valore più alto. E in questo le temperature percepite non avranno rivali nel guadagnare le prime posizioni. Del resto, a questo ci siamo abituati. Questa è una competizione che vale in ogni stagione. Infatti, d'inverno, per poter sfoggiare i valori minimi più bassi, non ci si fa scrupolo di andare a cercare località di alta montagna, come se temperature di meno 40 gradi misurate a Plateau Roseau fossero più significative di minime sotto i meno 10 gradi in pianura padana. Ma siccome meno 40 è minore di meno 10, colpisce di più, alla faccia della rappresentatività scientifica. Fin qui sto dipingendo l'uso delle temperature percepite come se fosse quasi una bestialità. In realtà, chi per primo ha provato a tradurre il disagio corporeo in un indice numerico è partito da una base scientificamente valida. Vediamo quindi di fare un po' di chiarezza, sottolineando le basi scientifiche di questo dato e il motivo per cui molti colleghi non ne condividono l'utilizzo. Facciamo una premessa. Un termometro misura la temperatura dell'aria, ovvio. In passato i termometri, quelli col bulbo, erano posizionati in speciali capannine che gli schermavano dalla radiazione solare. Oggi, anche se qualche capannina meteorologica ancora sopravvive, spesso i termometri sono elettronici e la parte sensibile è schermata da una struttura bianca a forma di pagodina, tanti piatti sovrapposti in mezzo ai quali passa l'aria, che riflette la radiazione solare e permette appunto il ricambio dell'aria. Il posizionamento del termometro è fondamentale, in quanto dovrebbe garantire che sia adeguatamente ventilato e non risenta di fenomeni di irraggiamento, il che implica che in generale i termometri dovrebbero essere collocati lontani dagli edifici e dalla vegetazione. Le decine di strumenti elettronici che proiettano temperature a grandi caratteri sui display dei negozi sono generalmente poco affidabili proprio perché spesso sono collocati troppo in prossimità degli edifici e le loro misure possono essere influenzate dal surriscaldamento delle pareti o dei tetti degli edifici oppure da un riparo inadeguato della radiazione solare. Sottolineo che in questi casi lo strumento potrebbe essere anche adeguato, ma spesso non lo è il suo posizionamento. Paradossalmente, un termometro senza pretese, collocato però su un balcone ombreggiato per tutta la giornata, potrebbe fornire un valore più affidabile. La temperatura percepita, invece, è un valore frutto di un calcolo che tiene conto anche dell'effetto dell'umidità dell'aria.
Prima di commentare tali valori, vi vorrei dire due parole su come viene quantificato il disagio fisico sperimentato dal corpo umano in condizioni di afa. Più correttamente, tale valore dovrebbe essere chiamato indice di calore, espressione coniata proprio per questo motivo nel 1979 da un ricercatore americano nel campo tessile, quindi non un meteorologo fisico né collegato alle scienze mediche, chiamato Robert Stedman, che pubblicò sulla prestigiosa rivista Journal of Applied Meteorology due lavori intitolati La valutazione dell'AFA, un indice di temperatura-umidità basato sulla fisiologia umana e sulla scienza dell'abbigliamento. Tale indice è valutato con una formula empirica che si basa su due sole misure, la temperatura dell'aria e la sua umidità relativa. Ricordiamo che l'umidità relativa è una misura di quanto il contenuto di vapore acqueo sia distante dal punto di saturazione. L'equazione di Clausius-Clapeyron, infatti, ci fornisce il valore massimo di vapore acqueo contenuto in una data massa d'aria, valore che dipende soltanto dalla sua temperatura. L'umidità relativa esprime qual è la percentuale reale di tale contenuto massimo. In altre parole, se l'umidità relativa è del 50%, vuol dire che l'aria contiene metà, il 50%, del quantitativo massimo di vapore acqueo. I riferimenti della tabella di Stedman sono la temperatura di 24 gradi e la pressione di vapore acqueo di 1,6 kPa o, se preferite, di 16 ettopascal. Ricordiamo che la pressione media atmosferica a livello del mare è di circa 1000 ettopascal. Questa coppia di valori ci permette di determinare il contenuto di vapore acqueo in tali condizioni, che è di circa 10 grammi per chilogrammo di aria e corrisponde a un'umidità relativa di circa il 54%. Se la temperatura fosse maggiore, tipo 29 gradi, l'umidità relativa corrispondente a 16 ettopascal sarebbe del 40%. In base alla coppia di valori temperatura-umidità relativa viene calcolato l'indice di calore HI, Heat Index, con delle formule empiriche polinomiali. In letteratura se ne trova più di una. Il concetto di fondo alla base di questo conto parte da due presupposti. Da un lato, il fatto che in atmosfera a ogni temperatura è associato un quantitativo massimo di vapore acqueo. Dall'altro, il fatto che quando sentiamo troppo caldo, automaticamente il nostro corpo, così come quello di molti animali e anche le piante, cerca di raffreddarsi sudando, nella speranza che l'evaporazione del sudore sulla pelle porti a un suo raffreddamento. Tuttavia, più l'umidità relativa è alta, più siamo vicini alla saturazione e più diventa difficoltosa l'evaporazione del vapore acqueo, per cui l'efficacia della sudorazione come mezzo per raffreddare la nostra epidermide diminuisce. Quando siamo in condizioni di saturazione, addirittura l'evaporazione si blocca del tutto. Questo indice, quindi, basandosi sui due valori sopra menzionati, temperatura e vapore acqueo, che corrisponde all'umidità relativa, valori che sono relative a una situazione in cui il corpo umano quadratico medio, vestito in maniera normale, non è soggetto ad alcun tipo di stress termico, i valori sono 24 gradi e 1,6 kPa, allora questo indice valuta per ogni coppia di valori, temperatura, pressione di vapore, lo stress, e poi va a calcolare quale sarebbe la temperatura che, abbinata alla pressione di vapore di 1,6 kPa, produrrebbe lo stesso stress termico. Le tabelle sono poi presentate per le coppie di valori temperatura e umidità relativa, per semplicità. In precedenza, nel 1979, in Canada era stato sviluppato l'indice Humidex, un altro indice che differisce dal precedente perché invece di usare l'umidità relativa usa la temperatura di rugiada.
che è la grandezza di riferimento usata dai meteorologi per quantificare l'umidità dell'aria. In sintesi, la temperatura di rugiada è la temperatura alla quale, in una data massa d'aria sottoposta a raffreddamento, il vapore acqueo inizia a condensare. È così chiamata perché, nelle notti serene e senza vento, quando il terreno e ciò che vi è sopra, inclusa l'erba, si raffreddano, si formano goccioline di vapore acqueo condensato che costituiscono la rugiada. Anche nel caso dell'indice Humidex sono poi costruite delle tabelle che funzionano allo stesso modo di quelle per l'indice di calore statunitense. Notiamo che questi due indici prendono in considerazione soltanto due variabili, la temperatura dell'aria, all'ombra tra l'altro, e l'umidità atmosferica, per cui sono in grado di fornire solo una stima limitata del comfort termico. Ulteriori fattori, come ad esempio il vento, la radiazione solare e le scelte individuali sulle tipologie di vestiario, influenzano ovviamente in maniera altrettanto sensibile il comfort termico. Infatti, per quanto riguarda il vento, maggiore la velocità del vento, maggiore il ratio di evaporazione del sudore sulla pelle e più fresca risulta quindi l'epidermide. La radiazione solare ha l'effetto, ancora più ovvio, di surriscaldare la pelle, nonché di arrossarla, fattore che può acuire lo stress termico. Rimanere esposti direttamente alla radiazione solare in una giornata estiva può far incrementare la temperatura della superficie esposta anche di 8-10 gradi rispetto alle zone in ombra. Anche la capacità traspirante e riflettente dei vestiti indossati può influire sul grado di comfort termico. Ad esempio, vestiti scuri assorbono la radiazione solare, mentre i vestiti chiari la riflettono, mentre un tessuto più traspirante agevola il ricambio dell'aria tra dentro e fuori il vestito, permettendo quindi anche al vapore acqueo di uscire e rimescolarsi con l'aria. Non parliamo poi delle tipologie di reazione individuale, dovute a una serie variegata di fattori, tra i quali c'è anche l'età, che possono far sì che una situazione di forte stress per un individuo risulti invece perfettamente sopportabile per un altro. Tutti questi fattori non vengono parametrizzati esplicitamente nelle formule empiriche dei due indici summenzionati, ma le costanti nelle formule tengono conto dei loro valori tipici. Tanto per fare un esempio, per il vento viene assunto una velocità di 5 metri al secondo. Questo è un valore tipico in certe zone, ma non dappertutto. Ad esempio, molte zone della pianura padana hanno valori medi di velocità del vento inferiori, e questo soprattutto durante le situazioni anticicloniche in cui si sviluppano le ondate di calore. Per tutti questi motivi, diventa chiaro che la dicitura temperatura percepita, che lascia intendere che in certe condizioni tutti quanti percepiscano quella temperatura, diventa del tutto fuorviante e impropria. Temperatura percepita da chi? Da un bambino? Da un anziano? Da una donna incinta? E percepita come? Mentre si corre o si lavora sotto il sole? O mentre si legge il giornale all'ombra di un albero comodamente seduti su una panchina? Del resto, il corpo umano non è un sensore in grado di poter percepire una temperatura, ma può solo avvertire sensazioni di caldo o freddo, più o meno intense, molto dipendenti dalle situazioni e condizioni individuali, e pertanto del tutto impossibili da quantificare precisamente con un singolo numero. Inoltre, se con una temperatura di 32 gradi e un'umidità dell'80% l'indice di calore HI risulta di 45 gradi, non significa che il corpo umano percepisca davvero 45 gradi. Il corpo umano sente sempre 32 gradi, ma in media si troverà a disagio come se ci fossero 45 gradi. In media. Da quanto visto, sarebbe molto meglio evitare l'uso delle temperature percepite o anche degli indici di calore e usare invece le scale associate a tutte le tipologie di questi indici di calore. Ad esempio,
L'indice di disagio termico di Tom, sviluppato al fine di valutare la temperatura ideale negli ambienti interni per l'aria condizionata già nel 1957, prevedeva alcuni gradi di disagio, che ora sono stati estesi e ai quali è possibile associare i valori di tutte queste tipologie di indici. In questo modo, il processo ideale che andrebbe effettuato è calcolare l'indice di calore, su cui come abbiamo visto esiste una vasta scelta, per poi valutare tramite il valore numerico di tale indice il grado di disagio, distinto ad esempio in leggero, moderato, significativo, forte, estremo, e dovrebbe essere proprio il grado di disagio e non l'indice numerico il valore da comunicare al pubblico. Così si eviterebbe anche la confusione tra temperature reali e percepite, spesso presente anche nella testa di chi legge la notizia, e si eviterebbe anche l'allarmismo, che però a volte, come dicevamo sopra, è ricercato apposta, che può insorgere dalle notizie di valori molto elevati di temperature, che però non sono temperature reali ma percepite, cioè sono indici di calore che nessun termometro misurerà mai. Già che ci siamo, parlando di disagio fisico legato all'umidità, vorrei concludere questa pillola con un altro chiarimento relativo al caldo umido. Spesso troviamo sui media, sui social o sul web le espressioni caldo afoso e caldo torrido usate come sinonimi per indicare il caldo umido estremo. In realtà il significato delle due espressioni è profondamente diverso. L'afa è sinonimo di aria soffocante ad opera dell'umidità, per cui il caldo afoso è un caldo umido. Proprio l'alta umidità, contrastando in parte il rateo di evaporazione del sudore sulla pelle, non permette il suo adeguato raffreddamento. Torrido invece è un aggettivo di origine latina, dal verbo torrere, che significa inaridire, disseccare, e quindi è legato a un tempo secco, per cui il caldo torrido è sinonimo di caldo secco, cioè esattamente il contrario del caldo afoso. Il caldo afoso è quello che sperimentiamo noi in pianura padana nelle tipiche giornate estive anticicloniche, mentre il caldo torrido da noi è abbastanza raro ed è invece tipico degli altipiani e delle zone desertiche. Bene, con queste parole vi saluto, augurando a voi e anche a me stesso che il numero di giornate con caldo afoso in questi giorni rimanenti di estate non siano troppi, in modo da permetterci di poter vivere senza eccessivi stress termici il periodo delle vacanze, naturalmente per chi potrà goderne. E vi do appuntamento alla prossima pillola.